con la presidente Tina Arbues dell'Osservatorio Antiviolenza. Siamo pronti a partire con questa nuova sfida. Anche questa ancora un'altra sfida, felici di affrontarla, non solo felici ma anche orgogliosi di poterlo fare in questa città. Noi siamo presenti in questo ambito ormai dal 2015, è una realtà che con il tempo stiamo conoscendo, anche se la nostra presenza molte volte ha degli alti e dei bassi che non ci consentono molte volte di essere più, come dire, concrete, fattive sul territorio, ma comunque felici lo siamo perché attraverso appunto questa nostra presenza e con la disponibilità di questa città meravigliosa siamo riusciti a organizzare questo evento nazionale che è partito da un grido di aiuto da un'associazione di velisti, 110.000 vele di solidarietà, così si chiama questa associazione, ha voluto ogni anno decide un tema di natura sociale e la sottopone poi attraverso, diciamo, tutti i mezzi che conosce, la sottopone quindi alla gente, quindi un momento di grande riflessione. Quest'anno si è deciso di sottoporre, quindi di parlare di violenza contro le donne. Quindi siamo stati contattati, siamo stati avvicinati e quindi attraverso questa opportunità siamo stati poi in grado, cioè ci ha dato questa possibilità di conoscere una parte di una città che sicuramente non potevamo conoscere, che è appunto la Lega Navale di Manfredonia, i velisti, abbiamo conosciuto associazioni, abbiamo conosciuto gente entusiasta, la stessa WISP che si è prestata al nostro richiamo, al nostro grido d'aiuto. Abbiamo conosciuto gente disponibilissima. Quanto è importante, Presidente, parlare di questo tema così delicato e forse non trattato adeguatamente dall'opinione pubblica? Allora, noi, mi ripeto, dal 2015 abbiamo la prima nostra ingresso in questo ambito è stato appunto recarsi subito nelle scuole, perché noi siamo convinti che attraverso la comunicazione, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione forse qualcosa può cambiare, deve cambiare, è la cultura, è la cultura maschile che deve cambiare, deve cambiare un sentimento, deve cambiare un ordine che non va, le famiglie sono non tutte per fortuna, per grazia di Dio, sono assediate da questo problema così gravoso, perché non grava solo su una donna vittima di violenza, quindi probabilmente molto spesso è una violenza familiare, intrafamiliare, ma le violenze poi si agiscono non solo sulla donna, quindi sulla moglie forse, ma anche sui minori, molto spesso i minori sono vittime e assistono alla violenza del padre, del compagno contro la propria mamma. Quindi l'auspicio è quello di essere liberi come le barche? Liberi come le barche, certo, di poter volare e di svolazzare, di volare come voleranno le bandiere rosse che saranno poste sull'albero delle barche che parteciperanno. Abbiamo saputo che saranno in tanti a partecipare e questo dimostra quello che dicevo prima, la grande sensibilità che questa città ha mostrato in questa occasione. Non resta che augurare buon vento a tutti. Grazie, buon vento a tutti, anche a voi che fate sensibilizzazione attraverso i mezzi della stampa.